L'evento odierno ci porta al Sebring International Raceway di Highlands County, Florida, sede della celebre 12 ore di Sebring. Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89, siamo ritornati in un nuovo appuntamento su Forza Motorsport 5. Ragazzi, quest'oggi ho contattato i miei tecnici perfettamente addestrati e pronti all'utilizzo e io ho detto, mi raccomando, non mi date la macchina scassata. Tra l'altro, ho visto che vi siete accorti tranquillamente che stiamo arrivando sempre secondi. Secondi sempre e comunque. Faccio ok, non ci sono problemi. Hai raggiunto la gara finale del tuo primo campionato. Continua così. Ok, ottimo, 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 ottimo. Allora, voi mi avete detto che potevo tipo comprarmi della roba per personalizzare l'auto. Ma sinceramente io non la trovo. Cioè, se griglie di partenza. Vediamo? No. Vedete, qua c'è tutta la gente, guarda quanti ce ne stanno. Poi che ci abbiamo? Difficoltà? No. Aiuti alla guida? No. Y per salire di livello? No. E iniziamo la gara. Vabbè, basta, iniziamo la gara. Bando alle ciance, alle ciance, alle palle. Allora, quest'oggi arriviamo primi. L'ultima gara di campionato. Via! Ok. Vai, golfino, golfino. Ma che schifo di macchina è quella? Questa qua? Ma che roba è? Ma che c'hai? È bruttissima! Ma dai, ma comprati qualcos'altro di macchina! Ok, con calma, con calma. Vi avete detto di... Allora, questi sono stati i consigli che ho visto. Ma che macchine avete? Ma dai, mi avete detto prima di frenare, di decelerare e poi frenare con delicatezza. Mamma mia, e di frenare con delicatezza. Oh, che bello, cioè. Ah, lo sapete che io questa pista me la ricordo? Questa pista me la ricordo, ci giocavo sul vecchio Forza Motorsport. Vai così. Oggi devo cercare di non fare botti. Assolutamente, dobbiamo cercare di non fare botti. Questa pista mi sembra che è abbastanza dura. Vai così. Vai così. Dove passo? Scusate, dove passo? Freniamo, 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 freniamo. Ah! Toglietevi! Toglietevi di potentissimo e vediamo, Ciccio Gamer 89, che passa in mezzo! Vediamo! Aio! Da dietro, ma non stanno tamponando tantissimo! Vai così! Questo pezzo dovrebbe essere molto veloce. Dovrebbe essere molto veloce, cioè abbiamo due giri. Allora, mi avete detto di mettere la webcam in alto. Ma a me, sinceramente, perché dovrei metterla in alto? Oh, frena, 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 frena! Mamma mia! Perché la dovrei mettere in alto? Va bene, tanto pure se vi copro la pista in basso a sinistra, che vi frega! Mio Dio, attenzione! Attenzione! Vediamo! Ciccio Gamer 89! Segui i consigli dei suoi fan! E vediamo che forza ce la fa! Attenzione! Un momento di luce incredibile! Oh, e andiamo col golfino! Siamo primi! Siamo primi, finalmente! Incredibile! Dopo tutti i consigli che gli danno i suoi loro fan, che Ciccio Gamer vi ama tantissimo! Questa ce la... facciamo. Oh, vai. Oddio, oddio, non ci vedo niente. Oddio, il riflesso del sole è accecante. Vai così. Mamma mia. Perfetto. Vai, 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 vai. Olle, io ci vado di derapata. Ci vado di derapata. È bellissimo. È bellissimo. Andiamo avanti così. Stiamo migliorando. Stiamo migliorando, ma io ripeto, ragazzi, questo è sempre grazie a voi. Voi mi date dei consigli utilissimi. E tanto è vero, oggi siamo primi. Nel senso, vediamo, siamo in rettilineo. Adesso deceleriamo, freniamo e acceleriamo di nuovo. Oh, attenzione, 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 attenzione. Ah, scusate, colpa mia. Volevo... No, rifacciamo ancora. Ok. Vai, da qua. Questa è molto difficile, me lo ricorda... Oh, oh, oh mio Dio! E porca puttana! È difficilissima sta curva! Ho capito, ora... Vedete, volevo fare un attimo il figo, non ci sono riuscito, va bene. Io adesso decelero tantissimo. Freno tantissimo. Frena, frena, frena. Frena, frena, frena. Frena, 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 frena. Oh! Ok. Mio Dio, che roba! Ma che curva è? Oh, certo, sta golf non tiene, eh. Vabbè, ho voluto farmi... mi sono bamboneggiato troppo. Però, meno male che ci sta il riavvolgi. Poi più andremo avanti e meno useremo il riavvolgi, promesso.
Andiamo, andiamo, andiamo. Il tempo di prendere la mano. Vai così. Olle! Guardate come sgomma! Sgomma tantissimo! Vai, 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 vai! Perfetto! Siamo al secondo giro, secondo e ultimo giro. Quelli dietro ci hanno un po' recuperato. Attenzione. Vai così, vai così. Frena, frena, frena. Oh! Con calma. Con calma, con calma. Attenzione. Esce fuori. Esce fuori di pista. Sapete qual è il problema? Vi dico tranquillamente il problema. Non... E allora... con calma. Avete visto che io nel... quando edito il video vi faccio sentire il motore della macchina bello realistico, cioè tipo se stiamo dentro la macchina. Il problema è che per registrare bene attualmente, non avendo le cuffie, quelle là che... vabbè, quelle che avevo, non avendo quelle cuffie non sento il motore. Uno dice vabbè, no no ragazzi, il motore è importantissimo da sentire, perché so a quanto stiamo ai giri, a quanto stiamo in velocità, così sento pochissimo. Infatti io non vedo l'ora di comprarmi microfono, cuffie e quello che mi serve per migliorare il canale, perché così olle, vedete, questa è già andata meglio, questa è già andata molto meglio, così almeno posso migliorare anche in questo. Mio Dio, la luce! La luce è fortissima! E andiamo avanti così. Questo gioco vi piace? Ho visto che questo gioco vi piace. Mi fa piacere. Luce! Ah, la luce! Ok, vi ricordo ovviamente di rilasciare il pollicione in su, perché magari alcuni non se lo ricordano. Mannaggia a voi, mannaggia. Poi ho visto che alcuni vorrebbero anche la visuale esterna, ma secondo me esterna... cioè, aspettate, l'esterna è questa. No, no, con calma. L'esterna è questa. Ok, cioè l'esterna è questa qua. Diciamo che l'esterna è questa, no? Magari si potrebbe anche guidare leggermente meglio. Però secondo me è più figa quella interna, sono sincero. Secondo me è più figa quella interna. Io ve lo dico tranquillamente. Cioè, per carità, è bella, perché così possiamo vedere. Vabbè, c'è un po' macchiata la macchina. Non sono stato io. Assolutamente. Andiamo, 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 andiamo. Là ci sta un aquilone. No, una mongolfiera. E freniamo. Freniamo tantissimo. Vai. Vai così. Vai così. Oh, attenzione, attenzione. Ok. A me piace più dentro, raga. È più bella, dai. Sarà pure più difficile, ma è più figa. Dai, tra... oh, finalmente primi. Attenzione. Attenzione. Sì. Sì. Signori, siamo primi. Finalmente. Vabbè. Però anche le altre sono danneggiate, Perfetto. Grazie, oro, grazie, siete gentilissimi, grazie mille. La macchina, mamma mia, chissà quanto pagheranno le carrozzerie ogni volta. Ah, il riavvolgi mi toglie i punti, faccia del cacchio. Ok, livello all pilota livello 2. Vai, perfetto. Ho capito. Quindi... ok, medaglia oro, livello R, seleziona, continua, perfetto. Che? Ma ha sputato Forza Motorsport, avete sentito? Ma ha fatto... non ho capito. Forza Motorsport, ma hai sputato? Congratulazioni per il completamento della tua prima serie campionato. Grazie. Ottieni crediti bonus per ogni serie campionato completata. Ora scegliene un'altra, oppure affronta le gare bonus di questa serie. Ok, non so, facciamo... no, io farei 20 bonus, chi se ne frega. La carriera si svolge in più competizioni e ambientazioni automobilistiche. Seleziona un'area da esplorare. Ok. E io continuerei sempre sport, sinceramente. Ci sono più serie campionato disponibili. Ognuna offre una selezione particolare di vetture, sfide e ricompense. Ok. Quindi... vabbè, io mi butterei sulla rally di serie. Io farei sulla rally di serie, vai! Buttiamoci sulla rally di serie. Look very closely at this group and you will find the Audi Sport Quattro, a Ford and a Toyota. Otherwise, it's all Subaru Imprezas or Mitsubishi Evos. Literally thousands of them. Of course there are. This is the production rally group after all, and as we all know, only Subaru and Mitsubishi make rally cars. Or did make, at least. However, if you are over the age of 12, and before you all head off down the road in whichever vintage Imprez Evo takes your fancy, do take a steer in the Escort RS Cosworth.
because without the Ford, there would be no Evos. And Impreza, the Cosi invented the concept of a car as hooligan. Think about it. Largely unsophisticated four-cylinder turbocharged engine? Check. Unjustified sense of invincibility inspiring four-wheel drive? Yes. Larry aerodynamic appendages? Oh, yes. Not that you care, what with all those Imprezas and Evos to play with. Ok, allora, vediamo un po' che cosa ci consigliano. Ci consigliano parecchia roba. Però io mi sono innamorato di questa blu. C'ha un cofano bellissimo. Mi prendo questa. Mi voglio prendere questa. Sì, voglio questa, la Subaru. Vai. Che, però voglio cambiare anche il colore, esatto. Ok, allora, vediamo un po' che cosa ci possiamo prendere, eh. Qua ce n'ho alcuni. Io mi voglio prendere questa. Me la prendo questa qua, sì, voglio prendere questo. Che, secondo me, è stupendo. Vai, acquistiamo, vai. Acquista con... acquista con CR. Salvataggio. Perfetto, signori. Ci siamo. Nuova macchinuzza per noi. Nuova rally, tutto quanto. Bellissimo. Salvataggio del contenuto, dai, su, avanti. Ecco la Subaru Impreza VRX ST 2004. Yeah. Guarda che gioiellino. Guarda che gioiellino. La nostra destinazione odierna è in Belgio, il Circuit de Spa. Vabbè, ragazzi, prima che questa parla, vi dico che l'appuntamento di oggi è finito qui. Pollice in su, commentate, condividete. Al prossimo appuntamento con il vostro Ciccio Gamer 89. Ciao! Sono Ciccio Gamer. Se il video ti è piaciuto, lascia il pollicione, se no sei un cornuto. E se non lo lasci, stai pur sicuro che prima o poi ti si incula un paguro. Oh yeah, sì.